Servete omnes. Etiam si titulus meus est alqui de Latinitate Ieroniana, set oratiuncula mea prorata erit sermone italico. Buongiorno, buonasera a tutti. Vorrei proporre una riflessione o qualche osservazione meglio sul latino di Girolamo. Alla fine ho deciso di farlo in lingua italiana, mi pare che ci siamo messi così d'accordo, perché in lingua italiana mi sento un po' più addomesticato, lavorando a Roma da alcuni anni. Dunque, sono alcune osservazioni. Il mio professore Pribescek, ricordo quando studiavo qui a Giuliana la filologia classica, ci occupavamo di alcune letture dei testi, specialmente erano due le letture della Lecce, che a me non è tanto piaciuta, ma lui è un grande specialista in metrica latina. Ho pensato, presento brevemente cosa voglio presentare, cosa voglio parlare in questa conferenza. L'ho divisa in due parti. Nella prima parte cerco di ricostruire l'iter scolastico di Girolamo e nella seconda parte dire qualcosa sulla lingua latina di Girolamo. In parte il professor Pribescek mi ha già un po' preceduto con alcune osservazioni, per questa ragione salterò alcune parti e di più poi concentrerò sulla seconda parte. La scuola romana nel periodo imperiale era divisa in tre periodi. Iniziale, che aveva per insegnante un ludi magister, medio in cui insegnava il grammaticus e superiore ultimo che apparteneva al rector. Dunque, Girolamo, nato attorno al 347 in un luogo fortificato, Oppidum, forse domani scopriremo quale era esattamente questo dove era esattamente Strigone, nel territorio dell'odierna Slovenia o Croazia. Apparteneva ad una famiglia agiata e influente. Cominciò a frequentare presto la scuola del Ludi Magister per imparare le basi della lingua latina, cioè leggere e scrivere, come attesta Quintiliano. Dove di preciso Girolamo sia andato a scuola del Ludi Magister per apprendere scientificamente la lingua latina e forse anche quella greca, non possiamo affermarlo con certezza. Forse lo potremo affermare dopo che scopriremo dove esattamente era Spidone. So, potrebbe essere anche a Ljubljana, a Aquileia, un po' troppo lontano. È difficile dire dove aveva proprio appreso le basi della lingua latina. Oltre a leggere e scrivere in questa scuola primaria, i fanciulli imparavano a declinare i sostantivi e gli aggettivi e a coniugare i verbi. Imparavano anche a memoria le locuzioni quotidiane insieme ai primi testi, conversazio quotidiana, che a noi sono pervenuti sotto il comune nome di Hermeneutica. Adesso il secondo punto, Girolamo dal Grammaticus, penso che lo posso saltare perché era già bene illustrato dal professor Pribescek. L'unica cosa è che nella mia questa ricerca a proposito, ho trovato anche una opinione che lo voglio anche citare, del Moreschini, uno studioso della letteratura cristiana antica in Italia, molto noto anche per i suoi manuali e anche alcune edizioni critiche.
che commenta così questo periodo romano, e questo sappiamo che Girolamo Grammaticus ha frequentato a Roma come anche retore. E dice così Moreschini: è difficile dire che cosa Girolamo abbia appreso alla scuola di un Grammaticus quale era Elio Donato. Certo, l'amore per la cultura e una conoscenza letteraria di base che era comune a pagani e cristiani. Anche in Girolamo, infatti, si possono riscontrare le letture dei grandi classici latini. Oltre ad essi, in particolare interesse per i poeti satirici, Orazio, Persio e Giovenale, che rispondevano al suo animo, una conoscenza superficiale della filosofia, ricavata da Cicerone e Seneca, e soprattutto dai manuali. Inoltre, qualche conoscenza della lingua greca, che egli comunque approfondì soprattutto in seguito. Questo discepolato presso Donato, che ebbe luogo attorno al 350, non dovette significare molto per lui, nonostante che lo scrittore nomini sempre con rispetto il suo maestro. Donato, infatti, non era una personalità che avesse molto da offrire, oltre a quello che abbiamo sentito Ars Maior, Ars Minor. Beh, questo è un parere di Moreschini. Andiamo adesso avanti, Girolamo, punto 3, Girolamo dal Retor. Ultimo insegnante nel sistema scolastico imperiale era il Retore, di cui il nome ci rimane ignoto. Non conosciamo il nome di questo l'ultimo suo maestro, erano forse anche di più. Maru, da cui attingiamo le informazioni sulla scuola romana, ci illumina su questo insegnamento così. L'insegnamento del Retor Latinus, come quello del sofistes greco, ha per oggetto il possesso dell'arte oratoria. L'insegnamento del tutto formale, insegnare le regole, abituare e servirsene. Qui è fine della citazione. Gli studenti con il Retore procedevano con lo studio dei commentari dei poeti e degli scrittori in prosa e a più alti e più complessi progymnasia, retorici, preparatori all'attività forense. È probabile in questa scuola, presso il Retore, che Girolamo imparò l'ars componendi, l'ars dicendi, dicendi che suscita l'ammirazione di molti, perché qui doveva essere più attivo, mentre lì prima era un po' più passivo, imparava, invece qui doveva dare anche qualcosa del suo genio. Poi sono andato un po' anche a mettere naso gli studi successivi, di questo c'è anche un po' e conferma la sua cultura, che è molto larga, che tutti ammiriamo. Dopo aver concluso gli studi a Roma, San Girolamo si recò a Treviri, negli anni 367-370, dove avvenne la sua conversione alla vita ascetica e monastica, alla quale, dopo una breve sosta ad Aquileia, seguirono alcuni viaggi verso i parchi del deserto e verso alcuni personaggi di grande rilievo dei suoi tempi. Qui ho portato una testimonianza della sua lettera 84, non adesso leggo tutto, però possiamo vedere i nomi che lui cita: Apollinarem, Ladio Zenum, Ladio Kenum, Audivi Antiochiae. Questo era uno che ha ascoltato. Poi, per exitame audivi didimum, cieco, in cieco, e poi alla fine dice rursum ierosimae et betlem quo labore, quo pretio baraninam nocturnum avui preceptorem. Qui sono, oltre a Apollinare, Didimo,
si è dato da fare anche ascoltare i maestri della lingua ebraica, e lui qui dice co-lavore, per quanta fatica, e poi anche co-pretio, ha dovuto anche molto pagare questo maestro che veniva da lui di notte, no? E forse aveva un po' paura del giorno. Questo è un po' accenno. Girolamo ha dunque ascoltato i personaggi di grande rilievo di allora, Apollinare di Laodicea, Didimo il cieco, a cui dobbiamo aggiungere anche Gregorio Nazianzeno a Costantinopoli, che sono un po' nomi che spiccano fuori, non dimentichiamo anche gli abati che incontrava anche nel deserto. Gli studi romani, interscolastico, i grandi maestri che Girolamo ascoltò extra urbem e gli studi privati hanno portato il nostro autore ad acquisire una cultura vastissima di gran lunga il più del suo tempo, così che Dan Morden viene lodato con queste parole: Girolamo è di gran lunga il più dotto di tutti gli scrittori cristiani, con gli autori pagani un contatto più stretto di qualunque altro. Bene, adesso passiamo alla seconda parte della mia conferenza, nella quale cerco di un po' dare qualche accenno riguardo la lingua latina di Girolamo, quindi dopo tutte queste scuole che ha fatto, poi ci aspettiamo anche qualche risultato buono alla fine. Sugli influssi sul latino di Girolamo, anche il professor Felipe penso che ci ha dato già molte informazioni, così che io forse qui solo direi un altro aspetto, dove lui ha accennato molto agli autori classici, latini e poi anche greci. Io invece vorrei anche sottolineare la sua lettura degli autori cristiani latini. Oltre alla lettura dei classici, lo stridonese legge anche gli autori cristiani, sia greci sia latini. I nostri interessi qui riguardano la sua lingua latina. Menzioniamo perciò gli scriptores ecclesiasticos, che di solito entravano nelle letture dei cristiani, diciamo quasi dappertutto troviamo queste tracce, e qui menziono i nomi Tertulliano, Cipriano, Latanzio, Ambrogio, ma non entro nel giudizio di Girolamo della loro latinità, no? Perché sappiamo che non ha apprezzato Ambrogio molto dal punto di vista della lingua latina e anche qualcun altro, per nominare i più significativi. Per esempio a Treviri, dove era rimasto per il breve periodo successivo agli studi romani, Girolamo copiò per un amico il codice di Ilario di Poitiers, che ha conosciuto anche per questo, devo dire, grande padre della Chiesa. Forse non riusciamo ancora a comprendere la grandezza di Ilario di Poitiers, che conteneva la spiegazione dei salmi. Così venne a conoscenza anche del latino di Ilario. Nel suo De Viris Illustribus spesso commenta anche la lingua latina e lo stile degli autori trattati. Non possiamo negare, nel caso di Girolamo, l'ottima conoscenza degli autori latini, sia pagani sia cristiani, e di conseguenza nemmeno di loro influsso sulla lingua stridonese. Nel periodo di Girolamo, il Sermo Christianorum Latinus era già stato alquanto sviluppato da autori come Tertulliano, Cipriano, Latanzio. Il contributo particolare di Girolamo possiamo notarlo nella formazione del latino monastico e del latino biblico. Dunque, i nostri studi del latino ecclesiastico poi diventiamo molto minuziosi, parliamo del latino liturgico, parliamo del latino patristico, del latino...
mondo biblico, monastico. Penso che Girolamo forse ha più attribuito alla formazione del latino monastico e poi in parte anche al latino biblico. Il latino monastico inizia a crearsi nel secolo IV attraverso generi letterari come Vite dei Santi, ricordiamo qui tre vite scritte da Girolamo, Epistole, Sermoni per i monaci, Girolamo predicava alla sua comunità in Betlemme, e poi anche le regole scritte in lingua latina per i monaci. Per esempio qui spuntano alcune parole monacus, viene dal greco, fratres, che nell'ambito monastico assume un altro significato, no? Cella, una camera o cellula, anche un diminutivo, eremus. L'altro settore è quello biblico, in cui il nostro autore interviene sia per la revisione della Vetus Latina, sul mandato di Papa Damaso, sia per le traduzioni nuove basandosi su Veritas ebraica e Veritas greca. Qui non ho approfondito, che già esistono alcuni studi, però penso che il contributo di Girolamo in questo settore del latino biblico era il miglioramento della sintassi, no? Che lui era da quelle traduzioni che sappiamo nel Vetus Latina non erano sempre molto belle, così che alcuni autori si spaventavano di fronte al latino della Sacra Scrittura. Il latino variegato di Girolamo, andiamo al seguente punto, il suo latino potrebbe essere definito come latino ciceroniano, ma l'ho messo tra le virgolette per non offendere qualche ciceroniano qui tra noi. In quale senso ciceroniano? Con le variazioni dovute tanto allo sviluppo naturale della lingua latina stessa nell'età imperiale, quanto alle innovazioni importate all'interno della comunità cristiana che conosciamo come latino dei cristiani. E penso che il latino di Girolamo, anche se del periodo tardo antico, è molto bello. Possiamo dire in un certo senso è ciceroniano. Abbiamo affermato che il latino di Girolamo è variegato, e ciò è dovuto a diverse esigenze, tra cui in primo luogo quella di tradurre bene in lingua latina specialmente i testi greci. La nescienza, non conoscenza della lingua greca ai tempi di San Girolamo ormai era all'ordine del giorno. Inoltre, per quanto riguarda la Sacra Scrittura, la stessa esigenza si poneva anche per i testi in lingua ebraica. Notiamo che il nostro autore segue due principi diversi quando traduce i testi non latini. Se traduce un testo biblico, applica una traduzione ad verbum, è già stato illuminato, che non gli permette di usare il suo genio linguistico. Quindi queste traduzioni bibliche sono molto condizionate con la lingua originale. Si comporta diversamente quando invece traduce i testi non biblici, ad esempio di Origene, per i quali applica il principio ad sensum, seguendo il suo maestro di lingua latina Cicerone. Qui salto questo brano, perché abbiamo già visto la citazione del professor Ribershek. Purtroppo qui vedo che non ci sono i caratteri greci, perché l'altro computer era solo per dimostrare ad verbum la traduzione. Questo è un tipo di latino, secondo me, di Girolamo, latino che è tradotto, una molta libertà quando traduce i testi extra biblici,
invece una, quasi come se stesse in una gabbia quando traduce i testi della Sacra Scrittura. Quindi possiamo andare un po' avanti. Oltre alle traduzioni bibliche ed extrabibliche in origine di Eusebio di Cesarea, Girolamo ha preparato alcuni manuali o lessici per aiutare gli studiosi a comprendere meglio sia i sacri testi che le loro circostanze storiche, come per esempio l'onomastico o Liber Interpretationum Hebraicorum Nominum, in cui troviamo le etimologie dei nomi propri contenuti nella Sacra Scrittura, il Liber Locorum o De Locis Hebraicis, un manuale della topografia biblica, le questioni ebraiche in Genesi, le questioni filologiche, geografiche e storiche riguardanti il primo libro di Mosè. In essi il suo latino assume un carattere scientifico e sobrio, senza ampologia che troviamo ad esempio nelle sue lettere. Vediamo un esempio tratto dalle questioni ebraiche in Genesi. Lo scopo di quest'opera, che Girolamo stesso definisce studium, è molto chiaro: chiarire certe domande che gli studiosi del suo tempo si ponevano riguardo alla Genesi. Notando che queste questioni sono proprio un genere letterario, e poi lo troviamo anche per esempio da Agostino. Allora qui vedete il latino: in principio feci Deus celum et terram, prende la frase proprio iniziale della Sacra Scrittura e poi la commenta scientificamente. Verique estimans sicut in altercazione ope iasonis et papisci scriptum est et Tertullianus in libro contra praxiam disputat, nec non Hilarius in exposizione usam samia firmat in ebreo averi in filio feci Deus celum et terra. In filio, questo un po' fa male capi orecchi di Girolamo. Quod falsum esse rei ipsius veritas contro, nam et septuaginta interprete, sed sima, sed Theodotion, in principio postulerum et in ebreo scriptum est Bereshit, e così via. Dunque qui abbiamo un esempio, io direi, del latino scientifico di Girolamo, che anche non gli permette, come dire, tanta ampulosità che è un po' caratteristica per le sue epistole. Io ho riportato, non so quanti minuti ho ancora, qui ho riportato un altro tipo di latino delle sue lettere, proprio metterlo in comparazione con il latino scientifico, ma vedremo ancora qualcosa dalle lettere, penso che possiamo dare, a quello che io definirei latino, dove veramente Girolamo, attraverso il suo latino, è Girolamo, quello che lui è. I luoghi in cui il latino gerolminiano arriva davvero alle vette più alte ed è perciò degno della più alta stima sono a nostro avviso tre generi letterari: epistula, vita o biografia, e apologia. Mi pare che in questi testi lui dà meglio di sé come latinista. Il latino delle numerose lettere, delle tre biografie e in parte anche del De Viris Illustibus e degli scritti apologetici composti per difendersi dall'accusa di essere un originista, ci rivela la personalità di Girolamo, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua spiritualità e naturalmente anche la sua cultura. Il suo epistolario, come si sa, è abbondante. Circa 25 lettere sue, poi sono le altre lettere, e vedo che
studiosi non sono d'accordo quante lettere sono veramente di Girolamo. Inoltre le tre biografie, Vita Pauli, Vita Malchi, Vita Hilarionis, dal punto di vista della retorica classica, sono altamente elaborate e su questo aspetto qui non ci soffermeremo. Ci basti qui consentire con questo giudizio relativo al suo epistolario. C'è tutto nelle sue lettere. C'è scienza per illustrare al Papa Damaso, a Marcella, a Sunia, Rentella e altri ancora alcuni passaggi oscuri della Sacra Scrittura. C'è ascetismo per ispirare ai corrispondenti l'amore della solitudine e l'orrore del mondo. C'è pietà e devozione, gioia, tristezza, rancore, odio, amore. Talvolta Girolamo si lascia andare alla più dolce familiarità. Talora scrive bei saggi d'eloquenza destinati al grande pubblico. Della lettera hanno solamente la forma esteriore. Tali sono le lettere per la morte di Nepoziano, di Paolo e Marcella. Le consolazioni a Paolo e Panacchio. Tali sono anche le lettere famose a Eliodoro e Nepoziano sulla vita perfetta. Girolamo ha corrispondenti in tutti i paesi, fino in Gallia, in Spagna, persino presso i Goti. Tutti si rivolgono a lui e a tutti egli risponde. Le circa 125 lettere che abbiamo di lui tracciano il quadro più vivo della società cristiana che alla fine del IV secolo e all'inizio del V secolo. Questo è il pensiero di Bardi. Alcune osservazioni sul latino di Girolamo. Se andiamo verso la conclusione, alcune osservazioni, quello che a me è un po' colpito. Per esempio, l'uso delle immagini. Girolamo nei suoi scritti ricorre spesso all'uso delle immagini. Nell'introduzione alla Vita Malchi, Girolamo si serve dell'immagine della vita militare marina che si esercita per la possibile battaglia navale. Con tale immagine introduce la sua excusatio per aver scritto una breve operetta che serva come esercitazione per scrivere in seguito le cronica. Comincia così, proprio con queste parole: qui navali prelio di micaturi sum ante in portu ed in tranquillo mari flectum gubernacula remus trapu ferias manus et funcus prepara dispositumque per tabulata milite intendente gravu et labente vestigio stare firmiter a suescum ut quot in simulacro pugne didicerim in vero certamine non permitescat. Allora, questa immagine, e poi dice ita et ego, qui Dio tacui, silere qui penefecit, cui meus sermo supplicium est, prius exercere cupio in paro opere, et veluti quando rubiginem lingue abstergere, abstegere ut venire possim ad historiam lationem, nationem. Un'altra attenzione agli dettagli. Tra tantissimi esempi ritroviamo qui la descrizione delle formiche. Pensate, Girolamo, un tema della vita spirituale, descrive le formiche. Tra tantissimi il monaco Marco, è sempre da questa vita che a me tanto piace, perché il monaco Marco si trova in schiavitù e il suo compito era pascolare le pecore. Un giorno, durante il riposo, osserva il loro lavoro, la loro fatica. Si caricano di materiale più grande di loro, portano i semi delle erbe, scavano la terra e fanno terrapieni, trasportano i cadaveri delle formiche, eccetera. Questa descrizione minuziosa fa effetto sul lettore. Non solo sembra che Girolamo stesso attraverso Marco stia ad osservare le formiche,
ma anche il lettore si intesima col pastore catturato. Sicque cogitans aspizio formicarum gregem angusto cale feruere. Videres ornera maiora quam corpora. Ali erbarum quelam semina forzi per oris traevant. Ali egerevant unum de foveis et aquarum meatus ageribus excludevant. Ille venture iemis memores, nema de facta humus in erba core advertere illata semine precidevant, e lucto celebri corpora defuncta portavant, quodque magis minum esset in tanto admine egredientes non obstavant intranti. Quin potius si quam su fascia divisset et onere concidisse, suppositis numeris adiuvabant. Ancora due ultime osservazioni. Uso di diminutivi in lingua latina di Girolamo. Li ho presi sempre dalla vita per Marchi, ma anche se leggete le lettere li troverete. Allora vediamo alcuni. A Girolamo piace usare i diminutivi. Qui per semplificazione riportiamo i diminutivi che abbiamo trovati nella vita Marchi: Viculus, Adolescentulus, Adolescentulus, Agellus, Possessiuncula, Muliercula, Cellula, ho messo anche. E l'ultimo, presenza delle sentenze. Gli scritti di Girolamo contengono molte sentenze lapidarie, la cui posizione, secondo il nostro giudizio, è ben progettata dall'autore. O si trovano verso la fine di un paragrafo o di una trattazione, o presentano in tal modo una conclusione, oppure si trovano all'inizio di un paragrafo e così introducono un nuovo argomento. Le sentenze lapidarie non sono una novità nella letteratura antica. Qualcosa di simile si può trovare nei testi di Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, se pensiamo agli autori cristiani, ma anche in quelli degli autori latini non cristiani, come Sallustio, Cicerone, Seneca. Prego, concludiamo con alcune di queste sentenze. Qui tavis frater in seculo, qui maio est mundo. O qui ovis, qued ovili egreditur, lupis tatim morsibus patet. O onihil umquam tutum apu diabolum, o multiplices et inaffabiles eius insidie. O anche facilius enim legentia emendari potes, quam amor nasci. E poi la più famosa che tutti ripetono, che aprono la bocca di Girolamo, ignoratio scritturarum, ignoratio Christi est. Nel nostro contributo abbiamo cercato di attirare l'attenzione sullo stile e la lingua di Girolamo, difficilmente separabili. Abbiamo visto come l'istruzione scolastica, l'ascolto di diversi maestri e la lettura personale hanno forgiato la lingua e in particolar modo lo stile dello stridonese. Nella seconda parte del contributo abbiamo dimostrato che la lingua di Girolamo è variegata perché tende a soddisfare diverse esigenze. Lì dove Girolamo veramente mostra originalità e carattere è l'epistolario e le tre vite dei monaci, che permettono all'autore di scatenarsi e mostrare se stesso come erudito nelle materie letterarie, asceta nel modo di vivere, amante della Bibbia e persino avversario accanito dei nemici personali. Speriamo che questo studio abbia aiutato gli ascoltatori ad accostarsi ai testi dello Stridonese, se con la dovuta attenzione agli aspetti linguistici